Ragazzi, finalmente siamo arrivati a casa. Andremo a pescare nel fiume, il mio ambiente naturale. Adesso andiamo subito a vedere cosa ci aspetta. Mi trovavo a passare per questa strada sconosciuta e casualmente sulla mia destra ho trovato un fiume. Un ambiente tipico, naturale, dove mi trovo a casa mia. Adesso quasi quasi prendo le canne che ho con me, così per puro caso, e le vado a buttare nell'acqua. Questo è un bel posto, ragazzi. La nostra passione per il car fishing ci fa girare per tutta Europa nella ricerca di itinerari nuovi ed accattivanti. Noi siamo Real Carp Angler, solo per carpisti veri. Il viaggio di Real Carp Angler questa volta ci ha portato in terra di Toscana, una regione bellissima dove ci sono molteplici situazioni che possono interessare noi carpisti. In particolare siamo venuti a pescare in un fiume dove troveremo condizioni particolari perché c'è acqua salmastra. Siamo vicino a una foce, siamo vicino a un paradiso ambientale e questo sicuramente sarà una sfida per noi carpisti perché andremo appunto a affrontare l'acqua salmastra. Ci saranno condizioni sicuramente diverse dal solito, andremo a vedere come contrastare determinate cose, andremo a cercare gli spot più particolari, quelli dove ci saranno rocce, dove ci saranno piante, dove ci saranno alberi, comunque ostacoli. Vedremo come poter tirare fuori le carpe da questi ambienti e cercheremo ovviamente anche di trovare una taglia abbastanza importante. Questo fiume ha delle carpe veramente belle, veramente particolari, dalle livree stupende. Non sarà facile ovviamente combatterle perché gli ostacoli, come abbiamo detto, sono tanti, però con le giuste contromisure riusciremo sicuramente ad ottenere degli ottimi risultati. Andiamo ora però, senza perderci troppo nelle chiacchiere, a vedere cosa dobbiamo affrontare e come dobbiamo affrontare questo fiume.
Dopo aver effettuato alcuni video in acque, diciamo così, ferme, finalmente abbiamo avuto modo di poter affrontare il fiume. Fiume che è, diciamo, la scuola di pesca della maggior parte dei pescatori italiani, dei carpisti italiani. Il fiume è sicuramente una pesca diversa, una pesca molto più ragionata rispetto a quella del lago. Ci sono delle variabili che ovviamente possono influenzare la sessione a seconda di quello che è, per dire, il tempo, che è l'acqua e il suo scorrimento. Il fiume è da interpretare e per questo ora ci dobbiamo prendere il nostro giusto tempo per poter vedere quello che è la situazione di questa parte di fiume, verificare qual è il fondale, verificare quali sono gli ostacoli e soprattutto capire come affrontare la sessione. Con me ci sarà un'altra persona, ci sarà Danny, che dopo andremo a conoscere, e intanto adesso andiamo a verificare quelli che potrebbero essere gli spot ideali, partendo dal centro e andando a verificare le due sponde. Ovviamente dobbiamo prenderci il tempo giusto, non avere fretta, e poi cominceremo a calare i nostri terminali. Questa sessione di pesca in fiume la affronterò con un amico, Danny, che adesso ci sta aspettando, e andremo a fare due chiacchiere con lui. Ciao, ciao Simo, allora? Eccoci qua, allora tutto bene? Sì, dai, tutto bene, siamo pronti. Sei già venuto a vederlo? Sì, ho dato un'occhiata, nonostante le scarse piogge, però vedo una condizione abbastanza anomala riguardo le correnti. Ma guarda, ti dico la verità, quando sono arrivato ho dato un'occhiata, stranamente siamo sentiti, sembrava una cosa più tranquilla, sì, invece sì. Poi stranamente vedo questa cosa, non c'è spiegazione, deduco. Visto che non è piovuto niente, bisognerebbe informarci un po'. Sì. Situazione alquanto strana. Sì. Comunque per il resto tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sei pronto? Sono pronto, carico. Sei contento di farti una bella pescata su sto fiume così bello? Lo sai, da quando ero poco più di un ragazzino che vedevo i tuoi video, e adesso essere qua insieme mi fa molto piacere. Mi fa sono piacere molto contento e sono molto onorato. Va bene, ti ringrazio. Con qualche capello in meno, ma ti stimo uguale. No, non te la do la mano. Quando si affrontano situazioni nuove, laddove si può è giusto fare una passeggiata lungo la sponda, lungo l'argine, per vedere già da terra quelle che sono le caratteristiche del tratto che andremo ad affrontare. Sicuramente si possono capire tante cose, per esempio il tipo di fondale, se ci sono rocce magari cadute, in certe situazioni anche le profondità addirittura, oppure il movimento dell'acqua.
le maree. In questo caso stiamo percependo quella che è la corrente che è in questo momento nel fiume. In questo caso, per esempio, la corrente dovrebbe essere abbastanza buona, quindi dovremmo rimanere in pesca abbastanza regolarmente. Un'altra cosa importante è vedere, come abbiamo detto prima, il fondale. Il fondale di questa parte, di questo tratto di fiume, è piuttosto sabbioso. Sembra apparentemente molto compatto, quindi quando andremo a calare troveremo quasi certamente una situazione di duro sul fondale e ovviamente troveremo delle cadute di massi, come si può vedere dalla sponda, che probabilmente andranno a finire in fondo a queste discese e lì troveremo dei depositi di cibo portati appunto dal fiume. Queste dovrebbero essere delle piccole massicciate nelle quali calare le nostre lenze e poter sperare nella cattura di una carpa. Altri spot fondamentali e tipici del fiume sono quelli costituiti dalle legnaie. Le legnaie sono il nascondiglio prediletto delle carpe in fiume, nei corsi del fiume, e questo tratto di fiume è molto molto ricco di legnaie. Sono legnaie piuttosto complesse perché oltre alle classiche piante cadute ci sono anche palizzate di antichi pontili fatti dai pescatori o dai contadini qui della zona, caduti poi in acqua dopo le piene, e sono dei nascondigli perfetti per le carpe, però sono anche quelle situazioni nelle quali è più difficile sicuramente tirar fuori il pesce dallo spot. Quindi ci sono particolari attenzioni da fare, però sappiamo anche benissimo che oltre a stare un po' più distante dovremo avere delle accortezze proprio nel momento in cui andremo a ferrare il pesce. Non sarà sicuramente facile perché sappiamo che sono ambienti molto particolari, però penso che sarà anche molto divertente. Bip improvvisi sulla canna, sono partita a corsa ed è partita. Fortunatamente, dopo un combattimento in mezzo ai canneti, è riuscita ad uscire. Abbiamo avuto la fortuna anche di riprendere il combattimento con il drone e sono molto contento. Le condizioni del fiume sono stranamente cambiate perché abbiamo trovato una condizione di acqua piuttosto tranquilla, ma poi improvvisamente, nonostante la mancanza di piogge e in teoria nessuna diga aperta, il fiume ha cominciato a tirare e ci ha dato grossi problemi a rimanere in pesca, specialmente durante la notte. Allora chiaramente la soluzione da dover trovare è immediata e purtroppo
abbiamo dovuto completamente cambiare genere di pesca. Sfruttiamo la condizione, la situazione attuale, quindi la mancanza totale di pescatori al momento in questa zona, per poter pescare in break, dato che il fiume qua è piuttosto stretto e ci permette quindi di poter pescare almeno al momento con la break. Se poi le condizioni torneranno quelle che si consideravano all'inizio, allora possiamo ritornare al car fishing normale, diciamo così. Però in questo caso pescare senza la break sarebbe completamente inutile, perché le canne non resterebbero in pesca più di pochi minuti. È una condizione estrema, però purtroppo sono gli estremi rimedi che dobbiamo trovare a questa condizione. Per quel che riguarda i terminali con i quali abbiamo approcciato la pesca qui in Serchio, c'è da dire che non abbiamo fatto grossi, diciamo così, esperimenti. Soprattutto abbiamo dovuto fare un terminale piuttosto robusto e un terminale che si potesse adattare ai fondali di questo tratto di fiume. Poi con il cambiare delle condizioni e anche del tipo di pesca, sicuramente questo terminale si è subito adattato e quindi non ci sta dando grossi problemi anche per quel che riguarda la sua applicazione in pesca, senza dover fare modifiche particolari. Allora, iniziamo dall'amo. Abbiamo utilizzato come amo un HCS di misura, io in questo caso ho usato misura 2, ma per esempio si possono usare anche sia l'1 che l'1/0 a seconda della condizione, appunto, e anche del periodo. Un amo piuttosto robusto, con una punta molto acuminata, che ci permette di penetrare nella bocca del pesce in maniera piuttosto decisa. Per quanto riguarda invece la parte della base del terminale che utilizzeremo, siamo andati a prendere un materiale quale il Poseidon di CVA, che pur essendo morbido e guainato ha quel minimo di rigidità che ci serve per restare perfettamente in pesca laddove c'è anche solamente un po' di corrente e quindi la possibilità di un effetto loop notevole. Questo materiale, il Poseidon 45 libbre, ci permette di rimanere assolutamente stesi sul fondale e permette quindi poi al nostro terminale e alla boilers di lavorare in assoluta tranquillità e nei modi migliori. Come si può vedere, abbiamo messo poi un gommino copri anello curvo, sempre di CVA, con un anellino nel quale poi andremo a innescare la nostra boilers attraverso l'utilizzo di un Delta Floss. La parte superiore non ha altro che un'asola che poi si andrà a infilare per una rapida sostituzione nella nostra girella con il gancio. Questo terminale ci dà sicuramente delle garanzie, e comunque ciò non toglie che dal momento in cui ci possano essere delle variabili, noi attraverso l'utilizzo di ami più piccoli oppure situazioni di particolari che ci possono indurre ad utilizzare delle flottanti, si possono comunque fare delle piccole variazioni attraverso dei piccoli cambiamenti che ci possono dare dei risultati migliori. Per esempio, io ho preferito utilizzare un amo di misura leggermente inferiore, perché reputo che in questo periodo dell'anno le carpe abbiano un modo di alimentarsi leggermente diverso, un pochino più sospettoso anche nel fiume, e quindi possano, come si può dire, trovare nel maggior peso dell'amo un elemento di sospetto. Quindi io tendo a ridurre, in questo caso ho usato un 2, ma potrei anche arrivare ad utilizzare un 4. Come si può vedere, noi utilizziamo sempre e in assoluto materiali CVA, un'azienda che ci garantisce assolutamente la massima qualità per quel che riguarda i terminali, e allo stesso modo anche per quel che riguarda i trecciati, sempre CVA. Come si può vedere, abbiamo delle differenti tipologie di treccia che possono adattarsi ai vari
alle varie evenienze e alle varie circostanze di pesca. Per quanto riguarda invece il discorso, diciamo, della pesca con il tipo di approccio che abbiamo avuto noi, quindi in questo caso ultimo con la break line, credo che sia importante utilizzare un piombo piuttosto pesante, quale questo 224, che ci dà comunque una stabilità sul fondo, oppure usare un magnet clip come questo, che vi farò vedere ora, sempre dell'azienda CVA. Questo magnet clip ci permette, attraverso l'utilizzo di una semplice rondella, diciamo così, che andremo a applicare su per esempio un sasso o comunque un materiale che si può, non inquinante, che si può abbandonare sul fondale del fiume, quindi diciamo un sasso, attraverso l'applicazione di una piccola rondella di ferro si può utilizzare questo magnet clip che, come vi posso far vedere, si aggancerà. Qui andremo ad attaccare un piccolo spezzone di filo che andrà sul nostro terminale, e poi dal momento in cui noi andremo a ferrare il pesce il magnet clip mollerà e quindi ci troveremo completamente liberi di lavorare il pesce in corrente senza problemi. Per quanto riguarda invece l'argomento inneschi e pasturazione, in questa sessione abbiamo utilizzato, per quel che riguarda le boilers dell'azienda Truit, mentre invece per quel che riguarda le granaglie abbiamo utilizzato ovviamente delle granaglie, delle particle di Onfish, entrambi i nostri partner di Real Carp Angler. E per quel che riguarda appunto le granaglie, abbiamo dei secchi già pronti di Onfish, con i quali abbiamo fatto una prima pasturazione generalizzata, mentre poi siamo andati ad integrare appunto con le boilers. In questo caso abbiamo utilizzato sia boilers speziate che boilers al pesce. Principalmente per quanto riguarda invece il discorso innesco, abbiamo sì utilizzato la boilers, però io in particolar modo ho utilizzato un omino di neve. Questo perché? Perché comunque, ripeto, credo che in questa situazione di particolare diffidenza del pesce, un omino di neve ci possa agevolare per dare questa neutralità al peso del terminale. Boilers da innesco, boilers pop-up, che troviamo in questo barattolo di Truit, oppure una semplice boilers da affondante, con la quale utilizzeremo un metodo di pesca classico. Iniziata la notte abbiamo subito avuto questa bellissima partenza sulla canna a monte, una bella sbreccata con una fuga tipica del fiume. Poi Danny è stato molto bravo a tirarla fuori dalla situazione ingarbugliata subito all'inizio, poi combattimento a centro fiume, bel combattimento, divertente e sicuramente anche scenografico, perché belle fughe, belle, addirittura quasi un salto di questo pesce tipico del fiume, molto lungo, sembra proprio la classica carpa torpedine, scura, potente,
e adesso vediamo di fare le ultime foto e poi andiamo a rilasciarla, che adesso ne pigliamo un'altra subito dietro. Stamattina immortaliamo questa splendida regina che questa notte ci ha tenuto col fiato sospeso in un combattimento molto molto audace. Ha fatto delle fughe fantastiche e poi siamo riusciti comunque a tirarla noi e a poterla immortalare. Questi sono i veri pesci di fiume, i pesci combattenti che ci danno tante soddisfazioni. Abbiamo notato che in questo periodo, particolare periodo dell'anno, proprio attaccati al bordo dove noi siamo intenzionati a calare parte dei nostri inneschi, ci sono una quantità notevole di girini. Sicuramente il girino è un animale sottovalutato dal pescatore, o quantomeno spesso non ci si fa caso, comunque è molto appetito dalle carpe. Quindi diciamo che le zone dove il girino sosta in prevalenza sono anche buone aree per il cibarsi della carpa. Praticamente siamo in una zona già pasturata, in pratica, perché il girino adesso apporta parecchia proteina alla carpa, quindi noi andremo a integrare con le nostre esche questa pasturazione naturale data dai girini. Sono zone molto interessanti e vedremo se daranno i risultati che speriamo.
Ecco un'altra piccola regina regalataci dal fiume. Fatto una bella sbreccata, diciamo così, perché abbiamo sentito la partenza forte sulla canna breccata sulla pianta, ha fatto una bella fuga, sembrava anche un pezzo più importante dal punto di vista del peso, però ha fatto un bel combattimento divertente e speriamo ora di continuare questa giornata per come è iniziata. In questo tratto di fiume dove la corrente rallenta più che altro perché si allarga, facendo un passaggio verso la riva tra le piante, abbiamo notato già diverse carpe in frega. Siamo in un periodo un po' ambiguo, non siamo ancora in teoria nel periodo della piena frega, però qualche movimento di frega l'abbiamo già visto. Ci sono carpe all'interno di rami, all'interno di grosse piante e anche in quei fondali, diciamo così, un po' più fangosi, dove spesso le carpe si vanno a rifugiare in questo periodo. Fango e alga molto fitte. Si sono visti dei movimenti abbastanza frequenti e comunque queste zone qua non sono insidiabili da noi, perché siamo diciamo in una zona che è irraggiungibile. Credo comunque che ancora tanto pesce sia in giro, che non sia una questione di pesce totalmente in frega, quindi le nostre speranze di continuare con le catture non sono assolutamente vanificate. Bellissimo esemplare di regina tipica del fiume, come si può vedere anche dal colore e dalla forma. Sicuramente ha avuto in questo periodo da combattere con altri pesci della sua specie oppure con un altro tipo di predatore. Come si può vedere, in questa zona è molto marcata, è ferita. Questo potrebbe essere sia una conseguenza dello strusciamento all'interno delle piante per via della frega, oppure, cosa molto più probabile, potrebbe essere un attacco di un siluro, vista la presenza in questo tratto di fiume. Però il pesce sembra essere comunque in buona salute. Adesso lo rilasciamo dopo averlo fotografato. Le condizioni del fiume sono diverse da quello che noi ci aspettavamo. Ovviamente quando si fa un'uscita di pesca si va a verificare quello che è il tempo durante tutta la settimana, e finora dobbiamo dire che praticamente non c'è stato nessun evento piovoso, però stranamente ci siamo trovati dinanzi a un fiume con una corrente particolare che tira parecchio. Questo ci ha un po' spiazzato, almeno inizialmente, e abbiamo dovuto trovare delle contromisure. Siamo venuti poi a conoscenza del fatto che a monte da circa una settimana stanno facendo dei lavori e quindi hanno deviato il corso di un torrente per immetterlo direttamente all'interno del corso principale. Questo cosa ha creato per noi? Ha creato una situazione come di eventi piovosi, quindi una sorta di mini piena che scende, che porta molto molto sporco, anche addirittura delle piante, e praticamente ci crea un'impossibilità di poter pescare in maniera tradizionale. Ovviamente la soluzione è stata quella di andare a cercare un tipo di pesca alternativa, che è la pesca in break line. È una pesca sicuramente particolare, definiamola non ortodossa, però in questi casi particolari è l'unico tipo di approccio che ci può permettere di restare in pesca giorno e notte senza che ci siano problematiche, se no è assolutamente impossibile restare in pesca. Questo sarà un pesce che ricorderò a lungo, non tanto per la mole ma per il combattimento. Una sbreccata improvvisa, arrivo sul pesce e per sfortuna non è andato nel letto del fiume, ma era completamente dentro una pianta. Il pesce ha circa mezzo metro sotto la superficie, io che lo vedevo non sapevo veramente cosa fare, ero solo un gommone, non sapevo come comportarmi. Alla fine sono stato fortunato, sono riuscito a spaccare il ramo completamente e si è liberata. È andata nel letto del fiume, il combattimento l'abbiamo chiuso in bellezza. Lei è illesa e io sono felice. Siamo arrivati alla fine di questa splendida sessione di pesca in fiume, una sessione che ci ha regalato
tante belle emozioni, dagli imprevisti anche ai risultati, perché abbiamo veramente catturato delle bellissime carpe che ci hanno accompagnato per tutte queste giornate. Ora, con il ricordo di questa splendida doppietta avvenuta in queste ultime ore, vi vogliamo salutare e darvi appuntamento per il prossimo itinerario che andremo a cercare con il nostro Real Carp Angler, solo per carpisti veri.